Batteri, virus, parassiti, tossine sono alcune delle cause che portano alla contaminazione degli alimenti che finiscono quotidianamente nel piatto degli abitanti del pianeta, in particolare nelle aree più povere del globo, facendo un numero impensabile di vittime. Secondo i dati forniti oggi da FAO e OMS, ogni anno nel mondo 600 milioni di persone si ammalano perché mangiano cibo nocivo e in 420.000 muoiono. Per dare un'idea, poco meno dei caduti italiani negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un'ecatombe che, rimarcano le agenzie delle Nazioni Unite, potrebbe essere arginata attraverso basilari accorgimenti e tecnologie ormai accessibili ovunque nei processi alimentari. Dal raccolto allo stoccaggio delle derrate, dalla distribuzione alla preparazione delle pietanze. Passaggi che vanno affrontati con le necessarie accortezze per il benessere di ogni persona e di ogni nazione, perché tutto questo ha un costo. Secondo le stime degli organismi ONU, si tratta di oltre 90 miliardi di dollari annui, un conto salato e pagato soprattutto da paesi poveri.